andato proprio, guarda, stavo andando via, perché devi sapere una cosa, che qui a San Raffaele, a Milano, se tu hai bisogno di un intervento, come ho fatto io, un'operazione al cuore, oggi ti operano, il giorno dopo ti fanno gli esami e il giorno dopo vai a casa. Stavo andando a casa. Lui è nel reparto diretto dal professor Zangrillo. Dovrebbero esserci anche il dottor Melisurgo. Non ci sono anche loro? Non c'è anche il dottore che ti ha operato? Melisurgo. Eccoli, eccoli là. Ciao Barbara. È meraviglioso perché i medici sono seduti e lui è in piedi. Ma non è fantastico. Allora, è accaduto questo. Guarda, io faccio anche questo. Dai, che l'altra sera l'abbiamo dovuto bloccare. Allora, il dottor Melisurgo, che io conosco molto bravo, è un cardiologo strepitoso, bravissimo, insomma lo sa bene perché l'altro ieri sera, finita la diretta di pomeriggio 5, mi sono precipitata, lui era appena stato operato, perché essendo cretino, essendo mio amico Massimo, avrebbe dovuto fare una attacco di controllo, non l'ha fatto e quindi voi andate per favore, mi tenete anche Massimo Boldi nell'inquadratura per favore. Quindi praticamente aveva, cosa aveva dottor Melisurgo? Le coronarie tutte tappate? Presentava un quadro di ostruzione coronarica, come adesso Massimo vi dirà. Ci tengo che della sua parte vi racconti lui delle ostruzioni che aveva. Di un po' Massimo. Cosa? Sì. Di un po' Massimo. Durante, dunque, dopo aver fatto l'intervento con il professor Chiesa, allora, della aorta addominale. Della aorta, quella qualche mese fa. È stato il mese di fine aprile-maggio. Esatto. Poi ho fatto il film con Christian e devo dire la verità, sono stato benissimo. Poi sono andato in vacanza a Forte dei Marmi e facendo qualche passeggiata ho cominciato a sentire un dolore qua. Sentivo un dolore qua. Allora, siccome il professor Chiesa era in vacanza anche lui lì, ho chiesto secondo te che cosa poteva essere, ha detto bisogna fare degli esami immediatamente. Perciò a fine agosto sono andato da Giulio Melisurgo, mi ha fatto un attacco di contrasto. Esatto. Un attacco coronarico. Un attacco coronarico che ha scoperto, scusate, vi racconto tutto io perché sono più veloce, perché ero lì l'altra sera. Peraltro stava tutto attaccato, cioè aveva mille fili attaccati, se li voleva staccare. Ti ricordi Giulio, dico al dottor Melisurgo? Adesso vedi qua. Stava tutto collegato con dei fili, con uno schermo, bip bip bip. Non è un paziente modello. Non è un paziente modello, Massimo. Ci ha fatto impazzire. Vi dico solo che l'altra mattina alle 6 mi suona il cellulare, era Massimo, la mia amico dal San Raffaele, alle 6 del mattino, insomma così. Lui è un paziente un po' bizzarro, però insomma è stato un intervento d'urgenza perché vi siete accorti che, mi dicevi scusa dottore, che una coronaria, giusto, era completamente intasata. Allora, e anche le altre? Presenta tre coronarie ostruite. Le coronarie, Barbara, sono dei condotti certo, che portano il sangue al cuore, l'ossigeno al cuore. Il cuore è una pompa, per funzionare ha bisogno di energia, ha bisogno di ossigeno. Le coronarie portano proprio esatto, lui le aveva ostruite, quindi avete fatto d'urgenza questa angioplastica, che in realtà bisognava mettere poi Barbara, dei bypass. Dimmi. Poi il dilemma. Quale intervento fare? Se fare un bypass? Tre bypass? O fare invece quello che mi ha fatto? Esatto. Le ostruzioni coronariche, pronto? Mi senti? Purtroppo il collegamento è un macello. È un macello, non vi sento. Lui è il dottor Matteo Montorfano, giusto?
Che ti ha operato? Sì, giusto, sì. Giusto Matteo, certo, sì, tu ci siamo allora, l'altra sera. Sì, giusto, ciao Barbara. Ciao. Il problema che aveva Massimo e che può succedere a tante altre persone è quello di avere delle ostruzioni coroniche che possono essere affrontate sicuramente anche non con un'angioplastica. Pastiglie, dottore, con scusami se medica. Ti interrompo, perdonami se ti interrompo perché sennò Sì. poi ho il tassativo e Publitalia si arrabbia moltissimo e Massimino sa che cosa significa. L'importante è che l'operazione è andata molto bene, nessuno lo sapeva, molto abbiamo bene. tenuto tutto nascosto, poi insomma ha scoperto la notizia ieri sera al TGCom 24. Massimo, che è molto mio amico, insomma, ha scelto di rassicurarvi tutti quanti. Ora sta bene, starà qualche altro giorno lì a San Raffaele Però, e poi verrà qui. Ciao Massi, dimmi amore, devo chiudere. Sai come fa il mio cuore? Sai come fa il mio cuore? Come fa? Anche ancora! Ciao Massimo, grazie, ti amo! Trasforma la giornata da così.